Buongiorno, benvenuti a questa nuova attività di Kyoto Club del progetto Capsizing. È un progetto che mira a diffondere la politica agricola comunitaria, diciamo, e quindi la conoscenza su questo programma che è stato cofinanziato dalla DG Agri, dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, proprio con lo scopo di diffondere la PAC, la conoscenza sulla PAC in Italia e anche raccogliere feedback dal territorio per lo sviluppo della PAC negli anni futuri. Siamo arrivati oggi con Gianpaolo Colletta di SIN, del Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura, al quindicesimo webinar di Capsizing. Lui oggi ci parlerà dell'opportunità dei fondi della PAC come aspetti generali e dei controlli che poi il suo, insomma, la sua attività fanno in agricoltura. Siamo già leggermente in ritardo per quanto riguarda la tabella di marcia, quindi passo immediatamente la parola a Gianpaolo. Vi ricordo che per eventuali domande potete farle attraverso la chat che avete a disposizione. Alla fine dell'intervento di Gianpaolo, le domande saranno lette a voce alta in modo che tutti potranno ascoltarle e eventualmente sentire le risposte. Grazie per la partecipazione, grazie Gianpaolo, ti do la parola. Bene. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio Roberto Calabresi e Kyoto Club per l'invito a partecipare a questo interessante progetto cofinanziato dall'Unione Europea per la divulgazione della PAC. Nel seminario di questa mattina cercheremo di approfondire alcuni aspetti particolari delle opportunità fornite dai fondi della PAC. In particolare cercheremo di approfondire quali sono le condizioni di base, gli obblighi di base che sono necessari, il cui rispetto è necessario per accedere ai diversi regimi di intervento previsti appunto dalla politica agricola comune. Più in particolare ci occuperemo degli obblighi che riguardano le misure che sono connesse alle superfici e agli animali, cioè sostanzialmente approfondiremo gli obblighi che riguardano i pagamenti che sono connessi a una determinata superficie oggetto di un impegno agroambientale, o soggetto ad un obbligo, o le misure che sono legate a un certo numero di animali che sono appunto soggette ad un determinato impegno e ad un obbligo. Possiamo iniziare da qui, dal ruolo che oggi la politica agricola comune svolge nei confronti dei cittadini e nei confronti più in generale delle aree rurali. Ricordiamo che la politica agricola comune oggi sostiene il reddito e le condizioni di vita di circa 22 milioni di agricoltori, di persone che operano nel campo dell'agricoltura nei 28 paesi dell'Unione Europea. Allo stesso momento, oltre a sostenere quindi la PAC, oltre a sostenere il reddito degli occupati in agricoltura, garantisce un approvvigionamento alimentare stabile, diversificato e sicuro agli oltre 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea, dei 28 stati dell'Unione Europea. In sostanza, oggi la PAC quindi garantisce competitività e sostenibilità dell'attività agricola. Attraverso quali strumenti? Sostanzialmente attraverso l'erogazione di pagamenti. In alcuni casi e per alcune misure sono pagamenti, erogazioni di pagamenti, pagamenti diretti, che sono quindi finalizzati alla stabilizzazione dei redditi. In altri casi, attraverso il finanziamento di progetti specifici che hanno l'obiettivo di sostenere l'economia delle aree rurali.
L'erogazione di il raggiungimento appunto di questi obiettivi, la necessità appunto di garantire competitività e sostenibilità dell'attività agricola, abbiamo detto che si realizza attraverso quindi l'erogazione di contributi previsti dalle diverse, dai diversi regimi di intervento della PAC. In questa immagine, che è sicuramente familiare alla maggior parte di voi, abbiamo una rappresentazione dell'architettura della PAC 2014-2020. Vedete, la PAC vista come appunto rappresentata come un edificio che è sorretta da due pilastri, il primo e il secondo pilastro. Il primo pilastro che appunto nell'ambito del primo pilastro vengono finanziati, viene finanziato il reddito degli agricoltori, mentre quindi diciamo tutte le misure che sono finalizzate a stabilizzare i redditi degli agricoltori attraverso la gestione dei mercati, quindi le cosiddette organizzazioni comuni di mercato, e il regime dei pagamenti diretti, che a sua volta è spacchettato in più regimi di intervento: il pagamento di base, il pagamento greening, i giovani agricoltori, il pagamento accoppiato e i pagamenti che sono dedicati a un regime particolare di finanziamento, che è quello appunto dei piccoli agricoltori. Questo per quanto riguarda il primo pilastro. Nel secondo pilastro, invece, viene diciamo sostenuta con i pagamenti previsti al secondo pilastro, viene sostenuta la competitività delle imprese e lo sviluppo delle aree rurali. Attraverso quali strumenti? Attraverso i programmi di sviluppo rurale, i programmi di sviluppo rurale regionali e i programmi di sviluppo rurale che sono gestiti a livello nazionale. Vedete quindi che il nostro edificio quindi, è sorretto da due pilastri, ma alla base di questi due pilastri c'è qualcosa, c'è un sistema di regole, un sistema di obblighi che sono appunto comuni ad entrambi i pilastri e che rappresentano le regole di base al cui rispetto i beneficiari, gli agricoltori e più in generale i beneficiari della PAC sono tenuti. Ed è proprio di questo sistema di regole di base, di questi obblighi elementari, fondamentali, che giustificano l'erogazione dei pagamenti, che ci occuperemo nel corso di questo primo seminario, nel seminario di questa mattina. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono questi obblighi di base. E, dal punto di vista del logico, questo diciamo, insieme di obblighi può essere raggruppato in tre categorie. Abbiamo la grande categoria delle regole di condizionalità, comprendono cioè un insieme di criteri di gestione obbligatori e di norme che sono finalizzate che nel complesso concorrono a quell'insieme di regole definite buone condizioni agronomiche e ambientali, che hanno come obiettivo una gestione dell'azienda agricola che sia rispettosa dell'ambiente, attenta alla salubrità delle produzioni agricole e alla qualità, e rispettosa del benessere degli animali. Chi sono gli agricoltori beneficiari che sono tenuti al rispetto di queste regole di condizionalità? Tutti i beneficiari della PAC, sia quelli che accedono alle misure del primo che del secondo pilastro, chiaramente misure, come dicevo prima, misure connesse alle superfici e agli animali. Un altro gruppo di obblighi di base va sotto il nome di requisiti minimi per l'uso di prodotti dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
Questi obblighi aggiunti, sono aggiuntivi rispetto alle regole di condizionalità che abbiamo visto in precedenza. Sono tenuti in particolare ai fini dell'erogazione dei pagamenti della PAC, al rispetto dei requisiti minimi sull'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, e coloro che sono beneficiari di specifiche misure dello sviluppo rurale, in particolare della misura 10, i pagamenti agroclimatico-ambientali e i pagamenti previsti dalla misura 11, l'agricoltura, i pagamenti previsti per la produzione biologica. Un'altra importante categoria di obblighi, punto di base, a cui è condizionata l'erogazione dei pagamenti della PAC, sono i criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio dell'attività agricola minima. Vedremo più in dettaglio di che cosa si tratta. Chi è tenuto al rispetto di questi criteri per il mantenimento della superficie agricola? I beneficiari delle misure, di alcune misure del PSR, in particolare i beneficiari della misura 10, pagamenti agroclimatico-ambientali, misura 11, agricoltura biologica, e misura 12, indennità compensative, e inoltre tutti i beneficiari dei pagamenti diretti, quindi tutti i beneficiari, diciamo, dei pagamenti previsti dal primo pilastro. Abbiamo quindi detto che queste condizioni di base rappresentano una condizione, un prerequisito rispetto a queste condizioni, un prerequisito per accedere sia ai pagamenti diretti, primo pilastro, che ai pagamenti dello sviluppo rurale. Più in particolare, vediamo quali sono, in funzione del tipo di beneficiario e quindi del tipo di regime di aiuto al quale si intende accedere, quali sono gli obblighi che si è tenuti a rispettare. Per quanto riguarda il regime dei pagamenti diretti, i beneficiari appunto di questi pagamenti sono tenuti al rispetto delle regole di condizionalità, ed inoltre al rispetto dei criteri per il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio dell'attività agricola minima. I beneficiari delle misure dello sviluppo rurale che sono connesse, ripeto, alla superficie e agli animali, sono anch'essi tenuti al rispetto delle regole di condizionalità, al rispetto dei requisiti minimi per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei per l'utilizzo i requisiti minimi per l'utilizzo appunto dei fertilizzanti, e in più al rispetto dei criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio dell'attività agricola minima. Poi abbiamo una particolare categoria di agricoltori, che sono appunto quelli che hanno aderito al regime dei piccoli agricoltori, cioè quelli che hanno pagamenti che non superano una certa soglia pari a 1.250 euro annuo. Questi agricoltori sono tenuti al rispetto dei criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio dell'attività agricola minima. Poi abbiamo anche gli agricoltori che beneficiano di pagamenti per l'estirpazione, la ristrutturazione dei vigneti e la vendemmia verde. In questo caso l'erogazione di questi pagamenti è condizionata al rispetto delle regole di condizionalità e al rispetto dei criteri per garantire il mantenimento della superficie agricola e l'esercizio dell'attività agricola minima. Abbiamo visto come l'elenco degli obblighi di base a cui è appunto soggetto, condizionato l'erogazione dei pagamenti della PAC sia numeroso. Effettivamente questi obblighi di base riguardano veramente quasi tutti gli aspetti della gestione dell'azienda agricola, quindi hanno un carattere veramente multidisciplinare. Per rappresentarli in maniera più semplice, ho cercato di raggruppare questi obblighi in cinque categorie logiche.
che sono una prima categoria che riguarda gli obblighi che sono legati all'utilizzo dei fertilizzanti. Una seconda categoria che riguarda gli obblighi legati all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, una terza categoria legata alla gestione dei terreni, la quarta è rappresentata dall'insieme degli obblighi in materia di attività agricola minima e criteri di mantenimento delle superfici agricole. Infine, un'ultima categoria che riguarda tutte le norme inerenti alla produzione animale e la sicurezza alimentare. Per quanto riguarda gli obblighi di base che sono connessi a questa categoria legata all'utilizzo dei fertilizzanti, abbiamo tutte le norme che disciplinano l'utilizzo dei fertilizzanti e dei reflui provenienti da allevamenti all'interno delle aree vulnerabili ai nitrati, e quindi queste regole che sono codificate nell'ambito della condizionalità all'interno del criterio di gestione obbligatorio numero 1. In più abbiamo ulteriori regole che rientrano nella categoria dei requisiti minimi sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, cosiddetti RMFERT, che definiscono ulteriori regole che si applicano anche al di fuori delle aree, delle zone vulnerabili ai nitrati. Gli obblighi in materia che rientrano in questa categoria, quindi l'utilizzo dei fertilizzanti, disciplinano vari aspetti: l'apporto di fertilizzanti, l'apporto dei reflui, la gestione dei reflui all'interno dell'azienda, dell'allevamento, e anche gli aspetti riguardano anche aspetti agronomici legati alla distribuzione dei reflui sui terreni agricoli. La seconda categoria logica di obblighi, che costituisce appunto la baseline, è costituita dai prodotti, dalle regole che riguardano l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. In questo campo abbiamo un insieme di obblighi che entrano nel mondo della condizionalità, contenuti nel campo della condizionalità, in particolare nel criterio di gestione obbligatorio numero 10. Abbiamo poi ulteriori obblighi, sempre relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che rientrano nel campo dei requisiti minimi sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, cosiddetti RMFIT, e sempre nel campo dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari abbiamo anche specifiche norme che derivano dal campo della sicurezza alimentare e che nel mondo della condizionalità sono codificate all'interno del criterio di gestione obbligatorio numero 4. Terza categoria logica di obblighi è quella che riguarda tutti gli obblighi inerenti alla gestione dei terreni. E quindi in questo caso abbiamo, diciamo, tutti gli obblighi di condizionalità che riguardano l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, le regole che disciplinano l'utilizzo delle acque ai fini irrigui, la protezione delle acque da sostanze inquinanti e pericolose, in particolare successivamente approfondiremo questo aspetto. Le regole che riguardano la copertura vegetale dei terreni per prevenire l'erosione del suolo, le norme sulla realizzazione di solchi acquei temporanei, altre norme più generali che riguardano la fertilità del suolo, il mantenimento dei paesaggi e degli ecosistemi, la protezione degli uccelli selvatici e la protezione degli habitat. La quarta categoria di obblighi riguarda, come abbiamo fatto un accenno prima, all'attività agricola minima e ai criteri di mantenimento delle superfici agricole. E, più avanti nella presentazione, descriveremo più in dettaglio, questi obblighi. L'ultima categoria, che
che costituisce appunto gli obblighi di base per accedere ai fondi della PAC, costituita da tutto l'insieme delle regole che riguardano le produzioni animali e la sicurezza alimentare, quindi regole che riguardano l'identificazione e registrazione degli animali, l'eradicazione di talune malattie, le norme in campo di sicurezza alimentare e le norme che riguardano il benessere degli animali. Come dicevo prima, il campo degli obblighi di base è veramente ampio, quindi sarebbe impossibile farne una disamina puntuale in questa sede. Ho selezionato alcune categorie di obblighi e quindi in relazione a queste categorie di obblighi vi descriverò gli impegni a cui sono soggetti i beneficiari della PAC al fine di ottenere appunto i pagamenti previsti alla PAC senza incorrere nel rischio di eventuali riduzioni o esclusioni dal pagamento nel caso in cui appunto gli agricoltori non dovessero rispettare questi obblighi. Ci occuperemo innanzitutto di prodotti fitosanitari. In questo ambito la normativa unionale e nazionale definisce delle regole sull'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari che sono essenzialmente rivolte finalizzate a perseguire quattro scopi. Il primo è quello di ridurre i rischi e gli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sulla biodiversità. Secondo obiettivo di queste norme è quello di promuovere la difesa integrata e l'agricoltura biologica e altre forme di coltivazione più sostenibile. Terzo, proteggere gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e le popolazioni che risiedono nelle aree rurali. Quarto, più in generale, tutelare la salute dei consumatori. Ma quali sono questi obblighi a cui sono soggetti i beneficiari della PAC? Vi è un primo gruppo di obblighi che rientrano nel campo, come dicevo prima, della condizionalità, più in particolare del criterio di gestione numero 10, che vediamo sintetizzati in questa tabella. Sono quattro. Il primo è l'obbligo di registrare i trattamenti effettuati in azienda all'interno del quaderno di campagna. Inoltre, vi è l'obbligo di conservare le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari. Il secondo obbligo riguarda la necessità di disporre di un certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il cosiddetto patentino. Terzo, utilizzare solo prodotti ammessi nel rispetto prodotti fitosanitari nel rispetto delle condizioni previste dall'etichetta e impiegare inoltre vi è l'obbligo di impiegare i dispositivi di protezione individuale nel corso delle attività di appunto di utilizzazione dei prodotti fitosanitari. Quarto, prevedere all'interno dell'azienda un sito ad uso esclusivo per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari, compresi i contenitori dei prodotti già utilizzati. A questi quattro obblighi che sono previsti, diciamo, dai criteri nell'ambito dei criteri di gestione obbligatori della condizionalità, se ne sommano altri tre che rientrano nel campo dei requisiti minimi sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Ricordo che ai fini dell'erogazione dei pagamenti della PAC, questi ulteriori tre obblighi che appunto afferiscono ai requisiti minimi, al rispetto di questi ulteriori tre obblighi, sono tenuti i beneficiari dei pagamenti dello sviluppo rurale, in particolare della misura 10, pagamenti agroclimatico-ambientali, e della misura 11, agricoltura biologica. Quali sono questi tre ulteriori obblighi? L'obbligo di sottoporre le attrezzature utilizzate per l'erogazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali presso centri di prova riconosciuti, dimostrare
di conoscere i principi generali della difesa integrata e infine rispettare le prescrizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità dei corsi d'acqua. Approfondiamo velocemente alcuni di questi obblighi legati all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Dicevamo, il primo degli obblighi che abbiamo esaminato riguarda la registrazione dei trattamenti fitosanitari all'interno del quaderno di campagna. Quindi all'interno del quaderno di campagna, che è costituito da un elenco cronologico dei trattamenti eseguiti, deve essere indicata la coltura e la superficie che è oggetto del trattamento, la data del trattamento, il prodotto utilizzato, la quantità di prodotto utilizzato, l'avversità che ha giustificato il trattamento e poi devono essere anche registrate per ogni coltura le informazioni culturali e agronomiche che sono necessarie per verificare che siano state rispettate le condizioni d'uso prescritte nell'etichetta del prodotto. Quindi l'avversità, la fase fenologica, e le dosi e così via, l'avversità e così via. Secondo obbligo che riguarda l'utilizzo dei prodotti fitosanitari riguarda appunto la necessità di disporre, ai fini dell'acquisto e dell'utilizzo del prodotto fitosanitario, del certificato di abilitazione. Vi ricordo che a partire dal 26 novembre 2015, per acquistare qualunque prodotto fitosanitario ad uso professionale, è necessario disporre del certificato di abilitazione, certificato che viene rilasciato a seguito di un corso e al superamento di un esame. Questi corsi vengono organizzati dalle regioni. Vi ricordo che il possesso del patentino non è necessario non solo per l'acquisto di prodotti etichettati come molto tossici, tossici e nocivi, ma dal 26 novembre 2015 è appunto obbligatorio per l'utilizzo di qualunque prodotto fitosanitario utilizzato a scopo professionale. Terzo obbligo è il rispetto, a cui abbiamo fatto riferimento prima, il rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta, cioè il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel rispetto delle dosi previste sulle colture ammesse, sui terreni indicati qualora fossero definite particolari prescrizioni in merito, in corrispondenza alle fasi fenologiche indicate nell'etichetta, contro le avversità previste e nel rispetto chiaramente dei tempi di carenza. Altro impegno fondamentale è, in questo caso da parte di chi utilizza, manipola i prodotti fitosanitari, è l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quindi le tute, i guanti, la maschera, eccetera. E quindi questo è particolarmente importante proprio per salvaguardare la salute degli operatori agricoli. Quarto elemento, diciamo, che concorre al quadro degli obblighi in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari sono quelle regole che riguardano lo stoccaggio all'interno dell'azienda dei prodotti fitosanitari. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati all'interno di un locale ad esclusivo utilizzo quindi è dedicato esclusivamente appunto all'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari, che deve essere costituito da un locale o da un armadio che sia chiuso, areato, che abbia un pavimento lavabile e che venga, diciamo, il contenuto appunto di queste sostanze venga opportunamente evidenziato all'esterno dell'armadio o del locale, come nel caso in cui dell'esempio riportato nell'immagine. Abbiamo detto che agli obblighi di condizionalità se ne sommano altri che riguardano appunto che rientrano nel campo dei requisiti minimi sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari. E in particolare vi è l'obbligo di sottoporre
le attrezzature e i controlli funzionali presso centri di prova riconosciuti. Tale obbligo vale a partire dal 26 novembre 2016, quindi a partire da quella data tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020 e non dovrà superare i 3 anni oltre il 31 dicembre 2020. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 saranno sottoposte al controllo funzionale, quindi sono state sottoposte al controllo funzionale entro i 5 anni dalla data di acquisto. Altro obbligo fondamentale al cui rispetto sono tenuti i beneficiari della PAC, in particolare i beneficiari della misura 10-11 della programma di sviluppo rurale, è quello di dimostrare di conoscere i principi generali della difesa integrata. Difesa integrata obbligatoria che prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente. Ultimo obbligo previsto nell'ambito dei requisiti minimi sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari è il rispetto delle specifiche disposizioni d'uso dei prodotti fitosanitari in prossimità dei corsi d'acqua. Altro ambito, diciamo, altra categoria logica che è prevista nell'ambito degli obblighi di base sono appunto gli obblighi che rientrano nel campo della sicurezza alimentare. Le aziende devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare e gli obblighi sono specifici in funzione del settore di attività, quindi in funzione del fatto che l'azienda agisca nel settore della produzione animale, vegetale, del latte, delle uova, di mangime o alimenti per gli animali. Quali sono, in sintesi, in estrema sintesi, gli obblighi? C'è l'obbligo di manipolare e stoccare correttamente le sostanze pericolose. Per sostanze pericolose in azienda tipicamente facciamo riferimento ai carburanti, agli oli esausti, ai filtri, alle batterie. Aggiornare e conservare il registro dei trattamenti, obbligo quindi comune anche nell'ambito degli obblighi previsti in relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Conservare i risultati delle analisi su piante e prodotti vegetali che abbiano rilevanza per la salute umana e registrare le operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda più in particolare gli obblighi che riguardano l'azienda beneficiaria di pagamenti nell'ambito della PAC, cioè gli obblighi riguardano le modalità di stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose, che devono essere finalizzate ad evitare la contaminazione delle derrate prodotte, cioè sostanzialmente queste sostanze pericolose devono essere stoccate in luoghi che siano fisicamente diversi rispetto ai luoghi in cui vengono immagazzinate le derrate prodotte nell'azienda. Poi altro obbligo, diciamo, trasversale è appunto quello di aggiornare le registrazioni relative ad eventuali analisi svolte sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano rilevanza ai fini della salute umana. Dicevamo, nel campo della produzione di mangimi o alimenti per gli animali, vi è l'obbligo di registrare le movimentazioni in entrata e in uscita dei foraggi o delle componenti dei mangimi prodotti. Altra categoria di obblighi al cui rispetto sono tenuti i beneficiari della politica agricola comune è quella sono tutti quegli obblighi che sono finalizzati a proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose che sono ordinariamente gestite in azienda. In particolare, questo insieme di obblighi è finalizzato ad evitare la diffusione delle sostanze pericolose, la percolazione all'interno delle falde, nel suolo e sottosuolo, appunto di queste sostanze pericolose.
Schematicamente quali sono gli obblighi previsti? Innanzitutto quello di evitare le perdite dai contenitori o distributori di carburanti, oli e lubrificanti e provvedere alla corretta conservazione di lubrificanti usati, filtri, batterie esauste, prodotti fitosanitari o prodotti veterinari. Facciamo qualche esempio, in particolare per quanto riguarda i depositi di carburante, i contenitori e i distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta e i depositi e gli accumuli di lubrificanti usati, filtri, batterie devono essere protetti dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati proprio per evitare la percolazione di sostanze in falda, di sostanze pericolose. Gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari e veterinari, nelle proprie confezioni originarie devono essere stoccati in un locale o un contenitore che sia chiuso, protetto dagli agenti atmosferici e posto su un pavimento impermeabilizzato. Altro obbligo riguarda le carcasse dei trattori, automobili o altri mezzi che, se non smaltite, immediatamente, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli oggetti atmosferici proprio per evitare che parti o sostanze contenute all'interno del motore o appunto parti di queste macchine possano determinare la contaminazione dell'assuolo con sostanze pericolose. Andiamo ad un altro gruppo di obblighi che sono appunto a cui è condizionato, a cui è legato il pagamento dei vari regimi della PAC, che è appunto il rispetto dei criteri minimi di ammissibilità dei terreni. In questo caso l'obbligo per i beneficiari è quello di mantenere le superfici in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione. Che cosa vuol dire? Che gli agricoltori in sostanza devono garantire che i terreni risultino accessibili senza difficoltà e con ordinari, diciamo, mezzi agricoli. Devono prevenire la formazione di potenziali inneschi, di incendi e limitare la diffusione delle specie infestanti. Devono garantire un equilibrato sviluppo vegetativo delle culture permanenti attraverso, per esempio, la potatura annuale dei vigneti, la potatura quinquennale degli oliveti, la spollonatura degli oliveti con cadenza triennale. Evitare il sovrapascolamento o il sottopascolamento dei prati permanenti. E nel caso in cui il pascolo sia la modalità di gestione di quelle superfici, il pascolamento deve essere organizzato in uno o più turni della durata minima di 60 giorni e il carico di bestiame, ovvero appunto il numero di capi che gravano su una determinata superficie di terreno, non deve essere inferiore a 0,2, quindi questo rapporto non inferiore a 0,2. Per quanto riguarda le superfici investite per esempio a pascoli e prati in alta quota, deve essere anche in questo caso realizzata un'attività agricola minima che può essere in alternativa rappresentata da uno sfalcio, almeno uno all'anno, oppure dall'appascolamento, anche in questo caso che deve essere realizzato alle condizioni viste prima, quindi almeno 60 giorni e con un carico di 0,2 uva per ettaro per anno. Bene, abbiamo fatto una rassegna di alcuni degli obblighi che costituiscono appunto le condizioni di base per l'ottenimento dei pagamenti previsti dalla PAC. Ma chi verifica il rispetto di questi obblighi? Chi verifica che i beneficiari della PAC effettivamente siano i beneficiari della PAC effettivamente siano rispettino questi obblighi? Diciamo, gli enti competenti sono diversi. Innanzitutto gli organismi pagatori. Gli organismi pagatori che sono stati istituiti a livello nazionale, che svolgono attività di controllo amministrativo,
ma anche di vero e proprio controllo fisico, quindi attraverso il controllo spesso utilizzando mezzi e tecnologie avanzate, quali il telerilevamento, l'utilizzo di immagini satellitari o attraverso ispezioni fisiche presso le aziende. Questi controlli vengono svolti a campione, quindi su un campione di beneficiari selezionati in maniera che sia effettivamente rappresentativo dell'insieme dei beneficiari che hanno fatto domanda per accedere a questi contributi. Altri enti che sono incaricati, tenuti alla verifica rispetto degli obblighi previsti per ottenere i fondi della PAC sono i servizi veterinari, che agiscono in particolare nel campo della sicurezza alimentare, dell'identificazione e registrazione degli animali, nel campo della prevenzione delle malattie degli animali e così via. E poi abbiamo tutti gli altri enti competenti, gli organi di polizia giudiziaria che agiscono sul territorio. Quindi il rispetto degli obblighi di base è soggetto ad un sistema rigoroso, complesso, di controlli che appunto è realizzato da questi, essenzialmente da questi enti. Ma cosa succede nel caso in cui venisse accertato il mancato rispetto di una condizione, di un impegno, di un obbligo di base? E vengono applicate delle riduzioni al premio che era stato richiesto dal beneficiario, riduzioni del premio che possono arrivare nei casi più gravi anche all'esclusione completa dell'appagamento. Una volta accertata una violazione da parte dell'ente preposto, è necessario affinché appunto la riduzione sia realmente proporzionale alla gravità dell'infrazione commessa e della violazione, viene valutata l'entità della violazione sulla base di alcuni parametri di verifica. Questi parametri sono l'entità che determina appunto l'impatto dell'infrazione, faccio l'esempio, la superficie oggetto di una certa violazione, il numero dei capi interessati da una certa infrazione, la gravità che dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti da quella determinata misura. E la durata che va a misurare l'effetto nel tempo di quella violazione, che poi viene considerata anche la reiterazione, cioè il caso in cui la condizione per cui quell'infrazione venga ripetuta più volte. Come dicevo prima, vengono applicate quindi delle riduzioni secondo un principio di proporzionalità che possono andare dalla una riduzione base dell'1% fino ai casi più gravi all'esclusione. Siamo partiti parlando dell'impatto della PAC, dell'impatto della PAC sulla vita degli agricoltori, sull'impatto che ha sullo sviluppo economico delle aree rurali. Concludiamo questo seminario con una guardando alla PAC, che verrà la PAC post 2020. Anche la nuova PAC, ormai alle porte, prevederà l'erogazione di pagamenti agli agricoltori. Pagamenti che sono legati, condizionati alla realizzazione di pratiche ambientali e climatiche. E la realizzazione obbligatoria di queste pratiche ambientali e climatiche rappresenterà appunto anche in questo caso la condizione di base per l'erogazione di pagamenti legati a pratiche più virtuose e volontarie. In sostanza anche l'architettura della nuova PAC coinvolgerà tutti gli agricoltori e i portatori di interesse nella realizzazione, nella produzione di beni pubblici, ambientali e climatici. Ecco che in questa logica,
coloro che completano il loro percorso di studi ed entrano nel mondo del lavoro, saranno imprenditori, consulenti, ricercatori. Diventa veramente fondamentale il loro ruolo. A loro è affidata, diciamo, una responsabilità importante, fondamentale nel concorrere, nel far sì che l'attività agricola continui ad essere improntata ad un uso efficiente delle risorse e orientata soprattutto alla protezione dell'ambiente. Io con questo, diciamo, con un augurio in questo senso, vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Roberto. Giampaolo, grazie mille per la tua esposizione precisa e veramente interessante. Io direi siamo un po' oltre come i tempi, quindi direi se c'è qualche domanda specifica, magari limitiamo la domanda e una risposta eventuale e se ci dovessero essere altre domande da parte dei partecipanti, magari mi riservo di mandartele. E di metterti in contatto con l'eventuale diciamo richiedente informazioni, così poi possiamo insomma non chiudiamo in bellezza, come dire, non lasciamo nessuno con la domanda non risposta. Va bene, volentieri. Aspettiamo ancora un minuto, così vediamo, diamo tempo a chi è online di scrivere eventuali domande. Va bene, non ci sono domande. Comunque diciamo che se mi riservo di mandarti magari una mail se ci dovessero essere delle domande da parte di qualcuno. Ti ringrazio ovviamente moltissimo per questo tuo intervento che appunto segue esattamente lo scopo di quello che è poi il progetto, no? Cioè diffondere la PAC la conoscenza su questo progetto, su questo programma, chiedo scusa, fondamentale per l'agricoltura europea e italiana anche. Grazie ancora e buon lavoro, Grazie a buon voi. proseguimento. Grazie. Ciao.